Ciao a tutti e bentrovati in questo momento di lettura. Oggi ho deciso di regalarvi la storia che ho proprio qui, che si intitola Il buco. È la storia di una bambina che a un certo punto ha un buco enorme nella pancia e non sa come chiuderlo. Andiamo ad ascoltare che cosa fa. Il buco. Per te, affinché trovi quello che stai cercando. Beh, il buco. In una piccola casa, in un villaggio di media grandezza, sopra una grande collina, viveva Giulia con la sua famiglia. Eccola. Giulia era una bambina, beh, normale come ogni altra. La sua vita era felice e serena. Ah, beh, ma un giorno, all'improvviso, tutto questo finì. E lei si ritrovò con un grande buco nella pancia. Un buco enorme. Il freddo ci passava attraverso. Da lì dentro uscivano mostri che ingoiavano ogni cosa. Lei provò a riempirlo, a chiuderlo, a cancellarlo per far scomparire quel vuoto che invece diventava sempre più grande. E poi però un giorno pensò che doveva solo trovare il tappo adatto. E allora iniziò a cercare e in verità le furono offerti tappi di vario tipo. Sì? C'erano tappi buoni. E altri tappi apparentemente buoni. Sono io il campione, il numero uno. Come sono bello, come sono forte. C'erano tappi ingannevoli e altri molto pericolosi. Lei cercava e cercava, ma non riusciva a trovare il tappo giusto. Ah, questo no, quell'altro no, ancora, cerca, cerca. Finché smise di cercarlo. Ah, che vertigine! Vacillò un poco e cadde a terra. Si sentiva tristissima Giulia e cominciò a piangere, prima timidamente e poi urlando e strillando. E poi di nuovo piano, fino al silenzio. In questo silenzio però udì una voce proveniente da terra che le diceva: smetti di cercare fuori, cerca dentro di te. Dentro di me? Cominciarono a uscire parole, colori. Melodie. Apparvero mondi meravigliosi che non aveva mai immaginato. Erano mondi magici, in cui si sentiva nel suo elemento, come a casa. E felice della scoperta, cominciò ad avvicinarsi agli altri in un modo diverso. E vide che anche gli altri avevano i loro mondi magici, in cui viaggiavano spesso e da dove tornavano con bellissimi regali.
che condividevano tutti insieme. Ed ecco che, piano piano, il buco divenne sempre più piccolo. Ah. Ma fortunatamente non scomparve mai. Eh sì, così lei poteva tornare quando voleva in quel mondo, colmo di sorprese. Ciao ragazzi, grazie di nuovo e ci vediamo alla prossima!